A tutti e ben ritornati nel mio canale con un nuovo video tutorial. Oggi faremo la terza lezione. Nella lezione precedente ho fatto vedere come realizzare il mezzo punto alto e la maglia alta. Se volete vi lascio il link sotto così potete andarlo a rivedere. Oggi invece vi faccio vedere la maglia altissima e il punto gambero. Partiamo con la maglia altissima. Altissima, io mi alzo di 4 catenelle che sostituiscono anche la prima maglia alta, quindi 2, 3 e 4. Carico l'uncinetto, carico il filo sull'uncinetto 2 volte, vado a fianco, entro nella maglia sottostante, prendo la maglia da dietro e mi ritrovo con 4 esule sull'uncinetto. Prendo il filo da dietro, esco una volta sola dalle prime 2 asole, riprendo il filo da dietro, esco dalle altre 2, prendo il filo di nuovo, esco un'altra volta. Quindi ripetiamo, entro nella maglia sottostante, prendo il filo da dietro, carico 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nella maglia sottostante, carico il filo da dietro, e mi trovo con 4 asole. Riprendo il filo, esco una volta, riprendo il filo, esco 2 volte, riprendo il filo e esco un'ultima volta. Allora, ripetiamo, 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nella maglia sottostante, prendo il filo da dietro e mi ritrovo con 4 asole. Riprendo il filo da dietro, esco una volta, esco una seconda volta e esco una terza volta. Quindi ripetiamo fino a quando non abbiamo imparato il punto. Di nuovo, 2 volte, entro nel filo, esco una volta, una seconda volta e una terza volta. Uno, due e tre. Quindi 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nella maglia sottostante, riprendo il filo da dietro, esco una volta sola, un'altra volta e ancora un'altra volta. Ripetiamo le ultime volte. Prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo, mi ritrovo con 4 asole, esco il filo una volta, una seconda volta e esco una terza volta. Quindi prendo il filo da dietro, una volta, di nuovo gettato sull'uncinetto e esco. Quindi facciamo l'ultimo punto. Prendo il filo sull'uncinetto, esco una volta, una seconda volta e l'ultima volta. Ecco come si presenta la maglia altissima. Adesso faccio vedere come fare il punto gambero, che è un punto che di solito si usa per rifinire il lavoro che si è fatto ed è molto carino. Adesso vi faccio vedere come si fa. Allora, il punto gambero si lavora all'indietro, quindi quando noi finiamo un lavoro non dobbiamo girare il lavoro, ma continuare così. Quindi si entra nella prima catenella sottostante, si prende il filo, ci troviamo con 2 maglie alte
sull'uncinetto, prendiamo di nuovo il filo e usciamo. Praticamente è un punto basso lavorato al contrario. Quindi entro nella seconda maglia, catenella sottostante, prendo il filo da dietro, esco, due asole sull'uncinetto, prendo il filo da dietro e adesso esco da tutte e due. Ripeto, entro in questa catenella, prendo il filo da dietro, esco, riprendo il filo e esco da tutte e due. Rientro, prendo il filo da dietro, esco di nuovo, riprendo il filo, esco da tutte e due. Non so se si riesce a vedere il lavoro come viene. Entro nella catenella sottostante, prendo il filo da dietro, esco da tutte e due, ecco qua. Entro nella catenella sottostante, mi trovo con due asole, prendo il filo da dietro e esco da tutte e due. Ripeto, questo è un punto per rifinire tutti i lavori che noi facciamo, anche colli, ed è molto carino. Vado nella maglia sottostante, prendo il filo e esco da tutte e due. Vado nella maglia sottostante, prendo il filo e esco da tutte e due. Entro, prendo il filo e esco da tutte e due. Ecco come si presenta il punto gambero. Molto carino anche questo. Ok, anche per oggi i due punti che vi ho spiegato, è finita quest'altra lezione e diciamo che sono finiti i punti. Dalla prossima lezione, che pubblicherò tutti i giovedì, inizierò a far vedere come si fanno gli aumenti e le diminuzioni. Se volete, continuate a seguirmi per continuare la serie e mettete un like e iscrivetevi al mio canale. Ciao e grazie.